Buongiorno a tutti, oggi è sabato 3 aprile ed è sabato santo. In questo giorno la Chiesa non vive delle celebrazioni liturgiche, è infatti questo un giorno che potremmo definire aliturgico, quindi non ci sono indicazioni liturgiche particolari e non ci sono celebrazioni comunitarie. Ciascun credente è invitato a meditare nel silenzio personalmente la sepoltura del nostro Signore Gesù Cristo, il mistero che c'è dietro questa sepoltura. C'è un'antica però lettura dell'ufficio delle letture che appunto ci offre una chiave molto intensa di lettura su questo mistero, il mistero della sepoltura del Signore. Il nostro Re si è addormentato, afferma, e anche l'inferno ha tremato grazie a questa discesa del Signore negli inferi, no? Perché la sepoltura del Signore, questo stare del suo corpo all'interno della terra, è diciamo come un anticipo della risurrezione, eh? I primi tempi della cristianità, alla quale appunto risale questo antico testo dell'Ufficio delle Letture, credeva proprio che il Signore sceso fino agli inferi, arrivava fino alle profondità della terra per salvare Adamo e tutti i giusti con lui. Ecco, quindi nella fede cattolica c'è questo giorno viene proprio coperto dal silenzio e con questa meditazione molto profonda che invito anche a leggere dell'Ufficio delle Letture. È la Chiesa Ortodossa invece che ha una liturgia molto elaborata e anche molto bella davanti all'immagine della deposizione di Gesù dalla croce che viene chiamata Epitaphion, una tela ricamata con questa scena e incentrata questa liturgia proprio sulla sepoltura del Signore, sulla tomba, sullo stare della tomba del Cristo. E tutta la celebrazione quindi è un cantico a questa tomba vivificante del Cristo che ha accolto il sonno di Cristo Re, un sonno che è fecondo di vita, secondo questa liturgia. Durante questa liturgia l'epitafion viene posta sopra un'arca di legno che rappresenta un po' il Santo Sepolcro, viene cosparsa di fiori, di profumi, anche baciato dai fedeli, venerato e poi ovviamente si cantano degli inni. Ecco, un inno, il Tropario, canta proprio queste parole. Il nobile Giuseppe, deposto dalla croce il tuo corpo immacolato, lo avvolse in una candida sindone con aromi, gli rese gli onori funebri e lo depose in un sepolcro nuovo. Quando tu, via immortale, sei disceso nella morte, hai distrutto l'Ade con il fulgore della tua divinità e quando hai risuscitato i morti dai recessi sotterranei, tutte le potestà celesti gridavano: Gloria a te, Cristo nostro, datore di vita. Ecco, è interessante, no, notare come per tutte le tradizioni cristiane, per i cattolici che lo vivono in modo silenzioso, per gli ortodossi che lo vivono in modo liturgico, in ogni caso questo giorno è caratterizzato come il giorno dell'attesa, un'attesa in cui prende vita la speranza. È il giorno che prepara la gioia della risurrezione ed è un giorno di vittoria. Per questo il popolo cristiano si unisce anche in modo particolare a Maria, la madre del Signore, che resta addolorata ma non si lascia vincere dal suo immenso dolore, ma apre il suo cuore, certa che l'amore non muore, ma entrando nel buio porta alla luce tutto ciò che è nascosto, tutto ciò che è entrato nel buio della terra. Con Maria anche quindi tutta la Chiesa occidentale e orientale, no? E anche noi oggi, restiamo
in attesa davanti al sepolcro del Signore. Perché questa attesa, lo sappiamo per fede, diventerà gioia. La gioia della risurrezione che si rinnoverà nella celebrazione della veglia pasquale, in cui tutti saremo rinnovati nel battesimo, o comunque saremo invitati a rinnovare le nostre promesse battesimali per vivere da risorti insieme con Cristo. Buon sabato santo!